Il mercatino verde del mondo è un luogo di ritrovo, dove è possibile assaggiare piatti di diverse culture, assistere a spettacoli di musica e teatro, proiezioni di film e partecipare a laboratori. Quello che noi chiamiamo il mercatino verde del mondo è uno spazio culturale, creativo, culinario, per potere che rappresenti insomma la diversità e la pluralità della nostra società contemporanea. Mercatino Verde del Mondo nasce per ampliare un po' l'offerta culturale e artistica del Human Rights Night Festival. Nel 2014 l'associazione Human Rights decide di spostare la propria rassegna musicale al di fuori del festival Human Rights Nights, che è un festival che si tiene da diversi anni qui a Bologna e riguarda i diritti umani e l'integrazione. Si tratta di un festival di cinema che raccoglie diversi film da diverse parti del mondo inerenti al tema dei diritti umani e che ha sempre avuto una parte musicale della rassegna. Arrivati a un certo punto sentivamo che c'era qualcosa che mancava, va bene far vedere i film, ma c'è tanto altro per coinvolgere le persone con temi appunto di integrazione e diritti umani. Si è deciso di creare un mercato, uno spazio aperto a tutti, inclusivo e diverso, diciamo plurale, e nel quale diciamo tutte le comunità migranti possono partecipare, ovviamente anche i locali. Ci siamo dovuti spostare in diverse zone di Bologna, il che secondo me ha creato un seguito che ha reso l'iniziativa molto più interessante, perché siamo andati dai Giardini Margherita a Piazza Verdi e ora San Donato. Secondo me è una situazione molto positiva, perché stiamo rivalutando un po' questa zona, che solitamente senza questo evento è un po' lasciata andare, un po' di degrado, di spaccio. Quindi con questa manifestazione, con questo festival, stiamo diciamo ridando vita a un quartiere un po' particolare, dove comunque c'è una demografia abbastanza particolare, intensa, sicuramente diversa da quella intorno ai Giardini Margherita. È bellissimo perché qua ci sono i nonni, ci sono le famiglie, ci sono tanti più bambini. Quindi ci sono diverse persone che nei 4 anni ci hanno seguito e quindi hanno scoperto anche zone diverse di Bologna e hanno anche diciamo superato alcuni pregiudizi magari interni alla città. La maggior parte delle realtà, delle comunità con cui noi interagiamo vivono qua da più di 20 anni, cioè i bambini sono nati qua. Tutte queste persone qua e tutte queste cucine dal Messico al Senegal alle Thailandia sono tutte persone bolognesi. Questo è quello che è importante di dirlo. Quindi questa qui è la celebrazione di Bologna nella sua diversità e nella sua normale diversità. Ormai la diversità è normalità. Accoglienza e integrazione è una parola che di solito in Italia viene sbagliata nel proprio significato, perché integrazione viene percepita come assimilazione. Integrazione è una relazione a due, cioè non sono gli immigrati che si devono integrare nella cultura italiana, siamo noi che ci dobbiamo integrare insieme per formare un tutt'uno che è la nuova Italia. E che è già qua, quindi è solo una questione di tempo, ma più c'è questa resistenza e quindi questa resistenza, io la chiamo contrazione, no? Al fatto che arrivino persone nuove, noi dobbiamo ritrovare la nostra italianità, dobbiamo ridefinire la nostra italianità, non dobbiamo ritrovarla, perché c'è già, è dentro di noi. Infatti appunto a noi non smettono di piacerci i tortellini, le tagliatelle o le crescentine o i rosticini. Però c'è una complementarietà che è arrivata, che lo rende più ricca la nostra società, che è molto più bella. E questa è la vera integrazione. La vera integrazione è quella di abbracciarsi. Non io abbraccio te perché te poverino sei arrivato qua e hai bisogno di integrarti nella mia città, ma ci abbracciamo insieme e creiamo insieme una nuova società. Il mercatino è situato nel giardino Park Lennon ed è aperto fino al 29 luglio.